Liberi Dentro, Eduradio e TV, un ponte tra carcere e città. Benvenuti, benvenute anche oggi, siete su Liberi Dentro e Eduradio TV, la nostra trasmissione quotidiana che fa da ponte tra carcere e città. Anche oggi sono con Antonella Cortese, ciao Antonella. Ciao Caterina, ciao a tutti. E apriamo davvero con una puntata con tanti contenuti. Apriamo subito con l'intervista in replica al Centro Beltrame di Bologna. Abbiamo Margherita Chiappa, coordinatrice di questo centro, che è uno tra le strutture per accoglienza per persone in grave disagio sociale, tra le più antiche della nostra città di Bologna. Oggi capiremo con lei come nasce questo servizio. E poi Antonella, chi abbiamo? E poi abbiamo dei partner formidabili che è l'Associazione Papa Giovanni XXIII, che è stata fondata da Don Oreste Benzi, che affermava che dobbiamo passare dalla certezza della pena alla certezza del recupero. Un uomo recuperato, rieducato alla vita, non è più pericoloso. E così, insomma, hanno proseguito questo cammino, hanno appunto fondato anche, diciamo, il CEC, la comunità educante per il carcere, e di cui, insomma, sentiremo qualcosa. E infine chiuderemo sempre con un libro e il suo autore. Già da ieri continuerai l'intervista con Mirko Sabatino, giusto? Sì, Mirko Sabatino, che come vi dicevo è un autore formidabile, è nato a Foggia nel 1978, vive a Nardò, ha scritto La vita anteriore e ha lavorato anche come editor, redattore freelance, insomma ha una buona, ha un bellissimo curriculum direi, e ascoltiamo che cosa ci racconta. Siamo nella struttura Belle Trame, qui in via Paolo Sarrazzanetti 2 di Bologna, ed è la struttura di accoglienza per persone in grave disagio sociale ed è la più antica di Bologna. Ma ci racconti tu, Margherita, qual è la sua storia? Allora, la storia di Beltrame come asilo notturno addirittura comincia nel 1934, quindi tantissimi anni fa. Appunto nasce come asilo notturno gestito dal Comune di Bologna e l'accoglienza avveniva così nella quotidianità, diciamo, le persone venivano qui, c'era una sorta di portierato, chiedevano accoglienza ed erano accoglienze molto brevi, quindi notturne tendenzialmente. Poi ovviamente il servizio si è evoluto nel tempo, ci sono stati diversi passaggi, arrivo al più recente che vede coinvolta Cooperativa Sociale Società Dolce nella gestione di questo servizio e avviene intorno agli anni 90, nel 93 se non mi sbaglio, in cui appunto Beltrame da asilo notturno diventa centro di accoglienza per persone senza dimora e in grave stato appunto di povertà, marginalità e fragilità. Cambia ovviamente la modalità di accoglienza, nel senso che a differenza di prima, appunto, in cui si accoglieva una sorta di pronta accoglienza, no? Giorno per giorno, cominciano ad essere strutturati dei progetti di accoglienza delle persone medio-lunghi per quanto riguarda Beltrame, che di solito vanno dai 3 mesi, insomma 6 mesi, ad anche anni, dopo vedremo insomma perché poi è difficile anche uscire da un'accoglienza come quella di Beltrame, che copre una fascia un po' intermedia rispetto alle autonomie, e arriviamo ad oggi in cui il centro si è molto articolato nel proporre servizi sia agli ospiti che sono accolti a Beltrame, che sono molti. È la struttura più grande, oltre a essere la più antica, della rete di contrasto alla grave emarginazione adulta e sono molteplici, perché c'è un laboratorio di comunità, ci sono tantissimi servizi che vanno ad integrarsi con il sanitario, con i sociosanitari e molti posti dedicati, però magari lo vediamo entrando nel vivo del racconto. Esatto, un po' si è capito dal racconto delle origini che hai fatto di Beltrame, ma quali sono gli obiettivi principali che muovono la vostra esperienza? Allora, l'obiettivo principale di Beltrame, lo dice il nome che diciamo costituisce il servizio, ovvero è accogliere le persone, e questo è un po' diciamo un errore che si fa andando a pescare quello che è stato nella memoria Beltrame, questa parola dormitorio, no? Che spesso si sente quando si parla di luoghi come Beltrame. In realtà parlare di dormitorio oggi è molto riduttivo.
Noi parliamo di accoglienza, ma parliamo di un'accoglienza molto strutturata, che può essere sia in H12 che in H24, progetti sperimentali, un ambulatorio interno. Quindi, qual è l'obiettivo di Beltrame? L'obiettivo di Beltrame è accogliere persone senz'altro che non hanno una casa, quindi fornire un'accoglienza rispetto appunto ovviamente alla notturna, insomma al riparo dalla strada, ma allo stesso tempo con l'equipe educativa e l'equipe operativa costruire dei progetti insieme ai servizi sociali territoriali, al servizio sociale di bassa soglia e ai servizi specialistici che hanno in carico la persona, dei progetti che siano sostenibili per raggiungere poi una discreta autonomia e muoversi verso diciamo livelli di autonomia più alti rispetto all'accoglienza che fornisce Beltrame, che è un'accoglienza ad alta intensità educativa, perché Beltrame è coperto, diciamo, dall'equipe di struttura H24, 365 giorni l'anno, a differenza di altri servizi della rete. Margherita, ma chi fa parte del vostro staff? Siete mediatori, assistenti sociali, oppure riuscite anche a coinvolgere altre figure come ricercatori? Raccontaci. Allora, l'equipe è senz'altro un'equipe multidisciplinare, abbiamo tutti formazioni diverse, diciamo che rispetto alla possibilità di lavorare nell'equipe educativa possono entrare in equipe persone che hanno una laurea in scienze della formazione, educatore sociale e culturale, ma anche tecnico dei servizi sociali, quindi anche assistenti sociali. E poi c'è una parte invece più operativa, dove diciamo così non è necessario un titolo di studio specifico, ma che si va ad integrare ovviamente con la parte educativa. I due aspetti, quindi quello del progetto educativo e invece del progetto più legato all'accoglienza, quindi alla quotidianità, al vivere della struttura, si vanno ad integrare per riuscire a dare alla persona diciamo così, un servizio che sia a 360 gradi, quindi che si muova su aspetti educativi, professionalizzanti, tutela dal punto di vista sanitario e anche supporto, diciamo così, e affiancamento in quelle che sono le regole di convivenza, molto banalmente, che vengono sollecitate spesso in un contesto come Beltrame, ovviamente, che accoglie così tante persone. Quindi i professionisti appunto sono diversi e collaboriamo quotidianamente con invece professionisti formati ovviamente dal punto di vista sanitario, quindi c'è una medica che viene in struttura una volta a settimana, uno psichiatra e molti OS, quindi una microequipe di OS e infermieri che vengono tutte le mattine in ambulatorio e supportano i nostri ospiti dal punto di vista dell'assunzione della terapia piuttosto che delle medicazioni. Quindi diciamo che ci sono diverse professioni che però cercano di fare un intervento corale. L'ultima domanda prima di rivederci di nuovo domani è chi può accedere al centro Beltrame? Allora, al centro Beltrame possono accedere uomini e donne adulte, quindi dai 18 ai 64 anni, questo proprio diciamo didascalico. E poi in realtà dal punto di vista dei minori no, non vengono fatte delle deroghe, nel senso che ovviamente c'è una rete che si occupa dei minori. Dal punto di vista degli anziani, invece, capita spesso di fare delle deroghe perché non sempre ci sono dei servizi per gli anziani che possano recepire, diciamo così, accogliere in un qualche modo le persone che versano in grave stato di marginalità o fragilità, perché ci sono dei bisogni che vanno a sommarsi alla complessità dell'anzianità che spesso faticano ad essere appunto accolti in altri servizi. Grazie Margherita, ci rivediamo domani, a presto. Carissimi amici, benvenuti alla Casa Madre della Riconciliazione. Oggi facciamo una breve, cioè così si può dire, intervista con Salah Fatih. Salah Fatih. Il tentativo è quello di far comprendere alle persone che cosa è un percorso educativo e quali sono veramente i problemi che devono affrontare le persone che entrano in carcere.
la casa madre della riconciliazione ha la grande possibilità di condividere direttamente con i carcerati, e questa condivisione porta a dare risposte che sono veramente utili al loro cammino di recupero e di risocializzazione. Ecco allora che voglio farvi conoscere appunto Salah. Ma sì. Tua mamma come ti chiama, Salah? Fatì. Allora noi ti chiamiamo Fatì. Sì. E tutta la tua famiglia è composta da babbo, mamma e? Io ho un fratello. Di che nazionalità sei? Tunisia. Tunisia. Tu sei musulmano di religione, vero? Sì. Ok. Fatì, prova a raccontarmi quelli che sono stati i tuoi drammi più profondi nella tua vita e che ti hanno portato a delinquere. Drammi, forse da quanto piccolo. Di quando eri piccolo. È vero, quando piccolo sono trattato male con mio fratello, perché io più piccolo da casa, anche quando parlano loro non posso parlare, faccio un sbaglio, prendi la botta, mandami a lavorare anche ce l'ho 12 anni, con lì da sola, mio fratello anche mi legatemi anche tutto il giorno sotto soli. Quindi, qual è stata questa ferita grossa? Il rapporto con tuo fratello? Sì. Cosa voleva da te tuo fratello? Mio fratello vedi, vuole fare le cose come dice lui, non vuole giocare con gli amici miei, non vuole fare questo, vuole fare lavorare. Ma tu andavi a scuola, Fatì? Andare a scuola non ce la faccio a scuola, anche non andavo a scuola, prendi la botta e dici perché non passato, perché non ce la fai a scuola. Quindi tu a scuola non andavi bene. Ma ti sai dare una motivazione per cui a scuola non andavi bene? C'è tanto motivo, vedi anche gli amici miei, come io ho cresciuto, loro diversi da me. Anche come vestire loro, come prendere io, le cose ce l'hanno loro, non ce l'ho io. Quindi tu vivevi un rapporto, nel confronto con i tuoi coetanei, tu sentivi che eri perdente. Sì, eri perdente, sì. Mi fai scappare anche dalla scuola. Sei scappato anche dalla scuola? Scuola, scappato non io una volta, due volte. Parecchie volte? Parecchie volte. Sei scappato dalla scuola. Avevi un dialogo per cui tu potevi dire ai tuoi genitori, io sto vivendo queste difficoltà? Sì, però come non parli, dici, beh, forse vai a scuola. Ma tuo babbo che persona era? Mio padre prima... bevi, gioca le carte, con ogni tanto ti chiede con mia madre. Quindi tuo fratello in qualche modo si è fatto carico sulla tua educazione. Sì. Però l'ha fatto in maniera violenta. Che cosa faceva tuo fratello? Mio fratello a me. Faccio anche un sbaglio piccolo così. Lui volente troppo, anche mia madre e mio padre non parlare con lui. Perché lui quando è chiuso non vede niente. Dice fai questo, anche c'erano quattro sorelle, loro tutti hanno paura, però a me... Quindi lui usava violenza e ti incuteva paura. Sì. E quindi te su quella base di quella paura, certe cose le facevi, altre volte scappavi. Sì, scappavo. Una volta dice fai, non fai questo, io anche lo so, prendi il botto da lui, anche uno sbaglio piccolo così. Una volta ce l'hai io piccolo, lui vai a lavorare perché lavoro pescatori. Allora di sera perché stai lì, stai io con la mia sorella, perché io quando dormo piccolo non sveglio, anche fai casino vicino a me non sveglio. Un giorno sono dormendo, ho preso lui un pezzo di un filo, ho messo dentro l'olio, ho messo dentro la mia gamba, mi ricordo quella cosa, e ho messo il fuoco dentro i miei piedi. Mi ricordo io svegliato, ma è caduto a terra, ho gonfiato le mie piedi, ho detto perché la prossima volta bisogna svegli perché ce l'hai con te quattro sorelle. Non puoi dormire. Una cosa piccola così, anche per lavorare, perché noi abbiamo la mucca, quella, alle 4 di mattina non svegli, lui entra alle 4 di mattina, mi prende il bot, dice bisogna, tu vai alle 4, fai così. Questo, quindi questo. Lui, forse a fin di bene, pensava che con la violenza ti avrebbe aiutato a fare le cose, invece tu ti sei ribellato. Ma ascolta, raccontami anche quel fatto che prima hai accennato, cioè lui ti ha legato un giorno in una sedia sotto il sole? Sì, un giorno. Un giorno intero? Sì, intero, sotto il sole, ma lasciatemi legato lì. Ha detto perché non vuoi, vai a giocare con gli amici tuoi, lascia la casa da solo. Quindi a questo punto, con questa famiglia problematica, Fatì ha fatto delle scelte. E qual è la scelta che hai fatto a un certo punto? Faccio come dice la mia testa, lui mi dice prima il consiglio, non fai questa, non fai questa. Faccio il contrario come dice lui.
anche trovato un del problema di 16 anni, il problema diventato bevo, quante bevute, c'erano i 16 anni, ho trovato io posso rispondere al mio fratello. Prima no, scondi, scappo, anche prendi il botto, lo so. Dopo un giorno... Lui... Non so se abbiamo capito bene, a un certo punto ha iniziato a bere e nell'alcol, una volta che aveva bevuto, trovava anche la forza di reagire alla violenza del fratello. Poi? A fare la realtà, bevo, una volta fermato lui, perché ce l'hai venuto con me un mazzo di baseball, lui è venuto per piccarmi. Io ubriaco, ho preso quella mazza e ho detto la prossima io te la dai a te a botto. Da quel tempo lui non mi picchiarmi, però io ho contratto anche l'amicizia sbagliata. Sempre bevo, sempre in mezzo al casino. Ho preso lì, accortellata, è diventato con... andato con delle persone delinquenti. È entrato anche in carcere. In carcere a 19 anni in Tunisia? In Tunisia. Picchiato un poliziotto, perché forse fermarmi due volte, tre volte, perché c'era un motorino senza assicurazione. Un giorno sono tornato da lui, avanti in caserma, picchiato lui, è entrato in carcere. Da quella è cambiata la mia vita. L'alcol non rimane senza alcol, non so, mi sento debole, quell'alcol mi sento... Mi dai quel potere per rispondi, parli, mi fai, lasciami aperto. Senza quello io non voglio discutere, non voglio parlare. Quindi abbiamo un fatiche con l'alcol è apparentemente forte, senza alcol è debole. E come sei arrivato in Italia? Quando sei venuto in Italia? Nel 2012, venuto in Italia, c'era il mio... Come sei arrivato in Italia? Arrivato con una barca, ce l'ha il mio cognato, forse lavorare lui, pescatori, vendere il pesce, vado a lavorare con lui, però faccio tanti casino. Lui mi ha trovato l'unica soluzione per mandarmi via di là, perché è venuto in Italia. Quindi lui si è liberato, tuo cugino, di te, facendoti venire in Italia attraverso i barconi. Sì. E una volta arrivato in Italia? Una volta arrivato in Italia ho trovato mio zio. Ce l'hai a Sicilia. Ne ha lavorato un mese con mio zio, un giorno stiamo lavorando con lui. Lui ha urlato dentro la barca, ha detto fatito, vuoi fare questa, questa, questa. Ho picchiato mio zio. Hai picchiato anche tuo zio. E dopo ho andato da Ancona io. Ho conosciuto la persona sbagliata, ha fatto due mesi in Italia qua. Dopo un giorno c'è un amico mio, conosci, sta litigando con un altro tunisino. Vedi quel tunisino, stai peccando lui. Andato io all'appartamento dove abito io, ho preso un coltello e ho dato tre coltellate a quella persona. Entrato al carcere, condannatemi 3 anni. Quindi sei andato in carcere per una lite fatta con i tuoi compaesani, dove te potevi benissimo evitarla, ma mi raccontavi che tu sentivi il desiderio di metterti dentro le liti e tirare fuori tutta la tua rabbia. Sì. Questo è un classico, chi ha subito violenza è come se ha un bisogno di restituire violenza. Bene, per oggi la trasmissione termina qui, anche se la storia di Fatì non finisce qui e la potrete seguire nelle prossime puntate. Salutiamo la redazione di Liberi Dentro, le persone ristrette delle carceri della regione Emilia-Romagna e della Dozza e tutti i radiotelespettatori che ci hanno seguito. E rieccoci, siamo di nuovo insieme a Mirko Sabatino, stiamo parlando del suo libro, dell'ultimo libro uscito, perché ne ha scritto anche un altro che ha avuto un grandissimo successo. Questo di cui parliamo oggi si chiama La vita anteriore ed è pubblicato da Nottetempo. Ben trovato Mirko. Ben trovati. Allora, la prima cosa che volevo chiederti è se hai mai avuto in qualche modo a che fare con il mondo della detenzione, del carcere. Sì, nel 2015 lavoravo in libreria a Roma, alla libreria Fanucci, che adesso non c'è più, di fronte al Senato, e insieme a mio collega Massimiliano Timpano, libraio e scrittore grandioso, abbiamo organizzato questo
questa iniziativa, questo progetto che si chiamava Libro Sospeso. I nostri clienti entravano in libreria, compravano un libro a loro scelta, un libro che reputavano degno di essere letto, e lo lasciavano in libreria. E abbiamo raccolto questi libri e li abbiamo inviati alle carceri per poter permettere di leggere questi libri scelti secondo la sensibilità dei nostri clienti. Nella puntata precedente abbiamo cominciato anche a svelare un po' la trama, no? Qua si comincia addirittura durante la gestazione di questo bambino Ettore, che nasce in un giorno di aprile del 1977, e da una mamma giovanissima, da un padre che a un certo punto scappa. E ci sarà sempre la ricerca di questo padre da parte di Ettore, proprio è un chiodo fisso. E poi succede qualcosa, lo stavi raccontando l'altra volta, succede qualcosa a Ottavio Maggio, che è il nonno. Succede qualcosa, ma da questa, una tragedia, un incidente, da questo incidente che porta a morte, però c'è anche nasce anche un incontro, da questo incidente che porta una morte c'è anche una vita, e cioè l'incontro fra il bambino Ettore Maggio, che ha quasi 6 anni, e Bruno Basanisi, che è il coprotagonista o il protagonista insieme a, comunque, Ettore, e poi vedremo una ragazza, una bambina che poi diventa una donna, e insieme a Ettore, appunto, il protagonista, questo Bruno Basanisi, e ne nasce un'amicizia lunga una vita. E un altro è un personaggio che è un artista, come è un pianista, diventerà un pianista, e lo diventerà in maniera anche magica, per così dire, e condivide un gran pezzo di vita con Ettore. C'è molta, come dire, molto calore del sud. Queste famiglie sono famiglie piene di membri che partecipano alla vita familiare in modo molto, molto, diciamo, presente, che è tipico del sud. Diciamo che è un sud che adesso è in parte cambiato, nel senso, quella famiglia lì adesso non si ritrova più veramente in nessun luogo d'Italia, ma direi anche del mondo, almeno quello occidentale. E la famiglia tradizionale intesa senza connotazioni negative, cioè la famiglia che conteneva al suo interno anche i nonni, gli zii, dove ognuno aveva, appunto, come dici bene tu, un suo ruolo, una sua funzione specifica. Sì, inizialmente è una crescita, in cui la presenza femminile è molto forte, perché ci sono la nonna, le zie, la mamma, nella sua giovinezza comunque riesce a tenere in piedi questo rapporto, diciamo, stretto col figlio. E mentre, diciamo, le figure maschili, eccetto Ottavio, che veramente è di una bellezza notevole, perché porta avanti tutti i suoi principi da uomo di quel tempo, ovviamente. E invece c'è questa figura paterna che si diluisce a un certo punto, no? Diventa quasi, non so, una presenza, un'assenza presenza, una presenza assenza, insomma, c'è e non c'è. E questo ragazzo rimane un po' incastrato in questa ricerca. Perché? Sì, perché poi alla fine, per quanto questa assenza, l'assenza paterna, si cerca di colmarla con tanti amori diversi, tra cui anche questo amore di questo nonno padre patriarca, anche perché alla fine tira avanti il carretto della famiglia, perché si cresce il nipote, ma si cresce anche le figlie che sono ancora giovani, la moglie, le sorelle addirittura, quindi è una famiglia veramente allargatissima. Però nonostante questo, il padre è una figura chiaramente fondamentale, che non può mancare, e questa assenza non viene colmata, non in Ettore, comunque è un personaggio molto molto determinato, e in effetti quella diventa poi la sua ossessione, la ricerca di questo padre. Tra l'altro lui ha un'ambizione smisurata, in realtà anche frutto di un calcolo statistico, perché lui da piccolino si dice: se papà non è morto ed è fuggito, non gli viene detto che è fuggito, però gli viene detto che il padre è lontano, se non è morto, se io mi metto in movimento e cerco di visitare più città possibili, aumento la probabilità, appunto, statisticamente, di incontrarlo. E così succederà. Quella diventa la sua ossessione, e diventa anche la sua,
prigionia anche in qualche modo, perché la vita di Ettore viene determinata da questo progetto, se vogliamo, anche da folli. Sì, che poi ci saranno delle occasioni in cui lui penserà di aver trovato il padre, anche perché sa che qual è la sua professione, medico, raccontano appunto che quel che era un ragazzo che si era laureato in medicina e aveva cominciato appunto la professione, e quindi lui cerca in questi ambienti di trovare il padre. Poi non vi diciamo come va avanti, perché questa è un'altra scoperta, un'altra, diciamo, chicca che lasciamo che scopriate da soli, però effettivamente gli intrecci sono tanti, anche con una ragazza che in questa, diciamo, rapporto d'amicizia che si sviluppa con Bruno e con Ettore ha un ruolo determinante. Si chiama Irene Favelli, anche lei la incontrano, i due ragazzini la incontrano piccola. Lei vive di fronte a casa, alla casa del nonno di Ottavio Maggio, di Ettore, dove vive Ettore di fatto. E la incontrano sia Ettore che Bruno nella stessa classe, in terza elementare, non so perché lei cambia classe, si incontrano questi tre ragazzi e ne nasce un rapporto molto particolare, in cui lei fa un po' in qualche modo anche da ancora, è anche la parte più razionale del trio, è un trio composto da due artisti, come vedremo Ettore diventerà scrittore, e Bruno pianista, ma pianista di fama mondiale, Ettore è anche un scrittore famoso, uno che riesce addirittura a vivere di scrittura, e lei invece è questa ragazza che resta innanzitutto nella sua città natale perché ha un'incombenza che si è autodata in qualche modo, ed è questo fratellino che ha un ritardo mentale e che lei poi si cresce in qualche modo quando suo padre morirà prematuramente, quando sua madre, anche per il dolore della perdita di questo marito, si darà anche all'alcol, avrà anche problemi di vario tipo, lei si fa carico di questo fratellino che ama e per questo motivo non abbandonerà mai. Bene, sì. E io purtroppo ti devo interrompere, Mirko, perché il nostro tempo è terminato. E ti ringrazio molto per questo lavoro così complesso, ma così, diciamo, profondo che sei riuscito a fare, e ci hai raccontato un po' di un pezzettino di ognuno di noi, in realtà. Perché quando un libro è bello ti leggi nelle sue pagine, quindi insomma questo l'hai fatto, e io ricordo a tutti che potete acquistare questo libro che si chiama appunto La vita anteriore, Nottetempo, Mirko Sabatino, non perdete l'occasione. Intanto salutiamo tutte le persone ristrette del carcere della Doz e delle carceri dell'Emilia Romagna, grazie per averci seguito, grazie Mirko di essere stato con noi. Buon lavoro, aspettiamo che tu ci faccia leggere altro. E anche oggi, dopo l'intervista a Mirko Sabatino, noi ci salutiamo, vi ridiamo appuntamento a domani, ma scriveteci sempre redazioneliberidentro@gmail.com. Un carissimo saluto da tutti noi, da me che sono Caterina, Antonella Cortese, Nea Flacco, Diana Botta e Paolo Aleotti. A domani.